benvenuti il nostro pubblico. Beh, questa sera interviene la Cassino Dance, la scuola di danza Cassino Dance, che ha portato amici, ballerini, quindi insomma siamo in festosa compagnia, vero ragazzi? Sì. Ecco, rispondete pure, vedo. Comunque, benvenuti tutti quanti voi a casa e bentornati al famoso programma Oramai Stasera Tocca a Me, l'unico programma dove quello che accade non accade in nessun altro dove. Quindi rimanete con noi perché siamo in piazza, la piazza di Teleuniverso, un programma interattivo, un programma nel quale potrete partecipare anche voi da casa mandando messaggini, telefonate, mail, magari chiedendo anche di essere ospitati qui da noi. Un programma che, come va di moda adesso, riporta la bella popolare musica in prima serata. A tutti piace ascoltare musica, in TV fortunatamente la musica ritorna in auge, quindi questo programma omaggia i grandi artisti che reggono la piazza, che sono dei fenomeni e che riescono quindi a creare delle situazioni popolari coinvolgenti. Come tutte le sere io sono accompagnato dalla biondissima Serena Tiak. Già fare danni. Ma non dobbiamo suonare? No, non tocca a te. Buonasera, che pubblico bellissimo. Buonasera, buonasera. E bentrovati, bentrovati il nostro meraviglioso pubblico e anche voi da casa. Questa sera li hai pagati, eh? L'applauso era più forte. Senti Serena, per iniziare, visto che a casa si appassionano sempre più di te, di questa ragazza, sì, di questa bionda misteriosa, sì, di cui abbiamo parlato, dalle origini marocchine, ma in Italia da 15 anni e più, peraltro modella, attrice, co-presentatrice adesso. Ma chi? Tu. Io, poi? Sì, grazie. Serena, pensavo che cos'è per te tutto molto interessante? Cos'è per te molto interessante? Vabbè, il successo. E poi Sanremo, ovviamente, fra un po'. Io sto aspettando ancora, ma non mi ha chiamato nessuno. Insomma, decidete, perché poi qua abbiamo molti manager capaci che pure mi rubano. Ma no, ma cioè tu vieni ospite della nostra trasmissione. No, per mi pubblicizzo, scusa. Ho capito, vabbè, ma tanto il contratto qua con noi è abbastanza lungo, perché abbiamo ancora qualche puntata. Va benissimo, va benissimo, sì. Ma questi sono i valori della tua vita, insomma. Successo, certo. Carriera. Sì, 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 ci sarà anche questo, no? Beh, giusto, lo so. La grande Serena Tia che è con noi. Scherzo, ovviamente. A scaldare la prima serata di Teleuniverso. Va bene, allora. Comunque, Serena, fa caldo? Sì. Oggi sì, oggi infatti i riscaldamenti sono abbastanza accesi in studio. La piazza, sta arrivando la bella stagione. L'estate, la sì, primavera, sì, la primavera. Mamma che noi... mia, già pensare a lasciare questa piazzetta. Perché? Vai al mare? Ma io voglio rimanere qui nella mia piazzetta vicino alla fontana, non so se le vedete. Oggi ha studiato, sì, però Serena, sì, vero? Tanto. Oggi è studiato perché, guarda, è la tua cartellina, cara Serena, perché introdurrà gli artisti della serata. Rimanete con noi perché abbiamo canzoni note a tutti. Questa sera ci alterneremo con vari generi che vanno dal latino al rock e alle grandi cover. Serena ci fa conoscere il primo grande artista che interviene a Stasera Tocca a Me. Sì, Saverio, tutti gli artisti iniziano con una carta vincente. Lui sceglie di omaggiare i Modà, conquistando fans di quanto ne aveva già. La voce di veramente Modà, con noi Tito nella piazzetta. Tito, buonasera, eccolo qui. Giovanissimo, conosciuto. Ben trovato. Ha tantissimi seguaci Tito, no? Si fa conoscere solamente con il suo nome, lui fa un sacco di cose tra brand, lo conoscerete, sì, bene, perché spazia da un genere ad un altro, vero, per quanto, sì, riguarda la musica, solamente che questa sera qui porta, come ha detto ben Serena nella sua presentazione, la sua carta vincente, la carta vincente che gli ha permesso di conquistare molte più fans di quanto già lui non ne aveva, va bene? Perché? Va bene. Perché Tito è la voce della tribute band dei... Veramente Modà Tribute Band. Modà Tribute Band, bene, veramente Modà Tribute Band. Quindi a casa abbiamo minimo 1 milione di appassionati dei Modà che già ci hanno scritto. Quindi rimani qui con noi. Però vi ricordo di interagire con noi, di salutare gli ospiti, di salutare noi, di interagire, sì, tra di voi, perché possono inviare un sms al numero 331 12 45 625, altrimenti attraverso WhatsApp al numero 334 39 444 00. La voce sarà
sono andata, mi raccomando, io ci tengo moltissimo a questi sms perché poi finita la trasmissione lo continuo lo stesso a leggere. Se li stampa e se li porta a casa, Serena, così. Sono un'appassionata di sms. Di sms, va bene, ok, grazie, aspettiamo il vostro intervento. A te serve un'asta, giusto? Posso? Magari. Sì, prego, prego, sì, Serena, sì, scusa, Serena. Ci prende l'asta, perché lei ogni tanto fa finta, sì, fa di essere camminata. La velina. Una non sola? Si vuole far chiamare così. Una sola, perché ce ne ho uno. Allora, Tito, sì, ci fai sentire Cuore e Vento. Lo conoscete? C'è qualche fan dei Modà qui dal pubblico? Qui c'è anche una bella clacca. Cuore e Vento è una canzone dedicata alla Sardegna, scritta da Checco e cantata insieme a Te Zenda. Perfetto. Dopo parliamo che un po', bello, così ti conosciamo va bene meglio. Tito, va bene, dei Veramente Modà con Cuore e Vento. E Vento. Grazie. Il vento. Si arrende anche la luna alla bellezza. Il mare la sua splendida corazza. Conserva la sua storia nella terra, concede un ballo solo a chi sa amarla. Donde sola la su mare, sudore de sa murta in flore, no proco ben tu che ne stina né carigno suo. Preferisco in abiti d'autunno. E se io penso a te e chi sposa mia, vorrei tu fossi sempre primavera. Montagna che regala il mare, abbraccio. Ma
Bravissimo! Una voce meravigliosa, Tito. Vieni con noi, ti presento, cioè ti introduco al nostro barretto. Qui c'è il barretto dall'altra parte, qui ci sono le panchine. Come ci accomodiamo? Ci accomodiamo così, credo che non abbiano problemi. Serena intanto... Tanto fa il lavoro di... Sta facendo abbastanza scocciata, sta facendo le pulizie dello studio. Serena, tutto bene? Sì, tutto bene. Vabbè, no, non si è offesa. No, i ragazzini sono dormiti, sta bene. Le donne sono tutte un po' così. Riparo qualcosa? Ha detto che le donne sono tutte permalose. Vuoi mangiare un piatto di pasta? Che no, no, grazie. Andiamo dopo. Va bene, allora stai con noi Serena, non ci abbandonare. Quindi Tito, la scoperta di oggi, di questa sera, no? Perché qui noi stiamo ospitando nella piazzetta tantissimi ospiti, per giunta il nostro programma ha degli ottimi ascolti proprio perché ospitiamo artisti che tirano, tirano. Sì. Tu di dove sei? Di Civitella Roveto. Di Civitella Roveto. E so che però non ti esibisci solo con la tribute band dei Modà. No, abbiamo anche un'altra cover che faccio Ranieri, Battisti, Morandi e i Pooh. E quindi un'altra band separata, non la stessa band. Infatti più tardi ritornerà con i Modà, ma ci farà sentire anche qualche altra interpretazione. Però c'è un aneddoto su di te importante, che sotto che tu i Modà li conosci per davvero. Sì, facciamo molte serate con Stefano e Diego dei Modà, Stefano Forcelle e Diego Arrigoni, che sono il bassista e il chitarrista dei Modà, e siamo stati anche qui in provincia di Frosinone più di qualche volta con loro. E in estate soprattutto vengono spesso da me, perché quando facciamo le serate vengono con noi, insomma, ci accompagnano. E questa cosa com'è nata? Tu eri un fan dei Modà? Ero un grande fan dei Modà. Mi è sempre piaciuto cantare, ho studiato canto. E un giorno... Perché scegli Modà? Ma secondo me è uno dei più grandi artisti italiani, perché è un grande cantautore, scrive belle canzoni e molto significative, che arrivano subito alla gente. E ai singoli tuoi non ci hai mai pensato, come molti artisti? Ma guarda, adesso è un periodo molto difficile per i singoli, perché se pensiamo che anche Gigi D'Alessio spesso va in decadenza, che è un grande artista e un grande cantautore, che io ho sempre stimato, sono sempre stato anche fan di Gigi D'Alessio, specialmente negli anni 2000, primi anni 2000, però è molto difficile far uscire un singolo. Però poi oggi domina molto il talent, domina molto la... Il commercio, infatti, per esempio con Sanremo sono stato contento che abbia vinto Gabbani, che alla fine non viene da un talent, non viene da nessuno, e ha fatto terzo Ermal Meta. Eh sì, perché stanno monopolizzando un po' tutto, diciamo. Stavano monopolizzando, invece adesso vedo che sta tornando il cantautore, e Gabbani piace tanto perché è autentico, è lui, non è copiato da nessuno. Grazie. Sì. Ma la mia domanda... Lei ha sempre una domanda per un artista. Anche due. Io come si dice, curo la parte social, quindi come sempre... La parte umana, ti farà di sicuro una domanda tra bocchetti. Popolare, sei fidanzato. Cambiati gli autori a Serena, no, ragazzi, la domanda è sempre qua, la stessa. Tu sai che il nostro pubblico vuole sapere queste cose qua. Sono fidanzato? Certo, sono fidanzato. Uno come me, secondo te, non si fidanza? No, ma questo pure se le tira un po'. Una battuta. Lo chiedi a tutti, non ci fa caso. Perché... Ufficiale. Va bene, è fidanzato. Poi... Non esistono più simili. Mazza. Infatti lui non ci punta. Vabbè, al giorno d'oggi... No. Al giorno d'oggi tutti possiamo fidanzarci alla fine, quindi non è... Veramente, conosco chi ha qualche difficoltà. Comunque, va perché bene. Non vuole. Noi abbiamo ancora un blocco con te, quindi io ti faccio cantare. La conoscete la notte, caro pubblico? Il grande successo di Modà. Il grande successo, la canzone che ha permesso di decollare quella band nel 2008. E tu furbo, dato che a noi ci piacciono, alziamoci di artisti che muovono i numeri, perché questo programma, ve la ricordate la prima puntata? Io ho detto che noi volevamo muovere dei numeri, abbiamo lanciato una scommessa e con queste carte vincenti ci riusciamo. Sì. Speriamo. Sì, mi raccomando, perché so che a casa ci sono tantissimi appassionati di musica, sento gli umori delle persone che dicono che vogliono ascoltare sempre più musica, quindi la notte ti faccio fare il coro dal nostro pubblico. Dove andare a finire? Sparita l'asta. L'ha portata via, ti riserve l'asta. Fai dispetti. Poverina. Sì, così mi inquadrano di più. Lei no, non è pagata anche per portare l'asta in No, lo studio, sai che ha dato però... che è una cosa grazie. Che devono... Prego, grazie. Prego. Che vuoi dire, Serena? Ma non era... No. Tutto a posto? Sì, tutto a posto. Sì, tutto bene. Non stai su scherzi a parte. Vabbè. Quasi, quasi. Tito! Con noi? Dai veramente Modà? Tribute La band. Notte. Grazie. La notte. È notte? La notte. Andiamo? È notte. Tito! Grazie.
tenebrosa, quando vuole fa paura, ma ti abbraccia e ti difende se l'ascolti. Se ti nascondi e cerchi dentro la forza per andare avanti e non tradirla con il sole raggi, mi copre dai insulti e dalle male lingue che cercano solo di ferirmi e screditarmi. Mi lasciano fare anche se sbagli a farmi male, senza insultarmi. Non come te che invece hai cancellato in un momento tutto quanto ed è rimasto dentro te soltanto il peggio, per uno sbaglio ed un momento in cui mi sono sentito solo, senza coraggio. Ma la notte so che pensi a me, penso. Dico ci riesco, poi mi perdo, ci ricasco nei momenti di sconforto, quando intorno a me è tutto buio come la notte, come le botte, come le ferite abbandonate e mai curate, ancora aperte. Sbagliare umano, ma per te uno sbaglio è tutto. Sono solo un malandrino ed un violento. Per una volta provo ad ascoltare il cuore e non l'orgoglio, ma la notte so che pensi a me. Penso. Ma la notte so che pensi a me, amore, e nel buio cerchi sempre le mie mani. No, penso. Bravissimo, veramente bravo. Direttamente, ricordiamolo, direttamente dalla Veramente Tribute Band Modà. Veramente Modà Tribute Band. Veramente Modà Tribute Band, lo imparerò prima della fine della serata. Sì. Mettiamo anche un like su Facebook, cerchiamo Veramente Modà Bravissimo. Tribute Band. Mettiamo un like. È importante oggi questo. Il like di tutta la famiglia, mica sì, oggi il mondo si svolge sui messaggi, su social anche network. Messaggi. Abbiamo l'esperta qui dei social, sì, quindi. Sì. Va bene, Tito ritorna, Tito ritorna questa sera perché è uno dei protagonisti fondamentali. Per giunta ci svelerà anche di retroscena della sua carriera, ci farà conoscere dei personaggi che sono anche nel dietro quinte. Quindi rimanete arriva, con arriva. Noi. Abbiamo dopo. Se siete giovani artisti, rimanete perché ci insegnerà qualche cosa. Se invece siete persone che non hanno nulla a che fare con la musica, rimanete lo stesso perché vi divertirete a scoprire cosa c'è dietro un grande successo. Sì. A dopo. Sì, che c'è? Sere? Vado via, lo so qui. Tito, come vai? Sei nella tua piazza. Allora, io vado a conoscere il nostro pubblico. Questa è tua, te la posso regalare? O lo vabbè, portiamo via l'asta. La lasciamo. Okay. Va bene, l'asta è diventata. Perché adesso canto io la sorpresa della serata. Vuoi cantare tu? Ma ti voglio chiedere una cosa. Sta canzone la notte ti piace? A me sì. Tu che fai la notte? Ma fregata. Furba la TIAC, che volevi chiedermi? No, ma io lo faccio il giorno. Io lo farò. Andiamo. Bambini a casa a dormire. No, io lavoro, ma cosa c'ha? Tu sempre pensa male, ma su, ma no, ma andiamo. Il nostro pubblico della piazzetta, fatevi sentire, signori, fatevi sentire. Un applauso fortissimo. Come si va? Voglio prendere, voglio dare voce a voi, anche perché so che ci sono tante persone. Innanzitutto...
occupa la nostra piazza, che ringrazio, molti allievi e personaggi della Cassino Dance, no? Quindi siete ballerini, artisti, ne capite qualche cosa. Mentre io mi porto appresso un po' la scenografia. Intanto il microfono, io vado a sistemare il set, va bene. Devo andare perché sai che... Va bene, Serena, questa sera sei particolarmente impegnata, mi sì, fa piacere. Sì, con la mente. Voce ai giovani, voglio sapere, ragazzi, se conoscete il programma o se è la prima volta che lo vedete, mi raccomando, eh. No, già abbiamo visto. Perché TV. So che siete fan di qualcosa che vedremo tra poco, no? Vabbè, ci sono dei ballerini che ballano i campioni del mondo. Come vi chiamate? Aurora. Martina. Vanessa. Che balle. Noi facciamo sempre una domanda però al pubblico della nostra piazzetta. Siamo in piazza. Chiediamolo al bello qua del gruppo che... Ci abbiamo il bello, sì, che... Sì. Vuoi sapere? Sta il bello e la bella, Alla. Il bello e la bella, hai visto? Andiamo da loro. Infatti, non vorrei fare danni e sentire le urla della regia, belli, però... Dai. Grazie, ragazzi. Da dove vengono? Da dove venite? Da Cassino. Non mi dite Cassino perché cambio di residenza. Lo possiamo chiedere pure al comune senza che vado a fare la fila. Ecco, la potete ospitare quindi. A Serena che vuole cambiare residenza. No, certamente. Si vive bene, ci sono attese. Si sta bene. Ti ospitiamo. Okay. E la bella la vogliamo sapere, certo. Dove viene? Cassino. No, allora. Cassino. Loro hanno detto che vengono dalla scuola, comunque. La domanda storica che facciamo sempre è: se poteste parlare ad un vasto pubblico in una piazza gremita di persone, qual è il messaggio che vorreste dare? Che occasione vi giochereste? Una cosa seria? Qualunque cosa. Sì, c'è chi ama esibirsi, c'è chi ama esprimere le sue idee. Sì, lo stesso valido anche a voi da casa che ci scrivete, perché veramente il nostro scopo è quello di far diventare la piazzetta popolare più di quello che è. Quindi se avete qualche idea ancora più brillante, scriveteci. Un numero che già appare sullo schema. E viva la Cassino Dance. Ah, ecco qua, vabbè. Pubblicità, vabbè qua. Poi, vediamo, signore, le diamo la possibilità di parlare in questa piazza che ha migliaia di telespettatori. Facciamo finta che siano qui con noi, anche se qui ne vede poco e vede solo il cameraman. Però se lei potesse parlare a tutta questa gente, cosa gli direbbe che non fosse pubblicitario, possibilmente? Non so, una bella trasmissione, la prima volta che vengo qua, mi piace. Ma lei, non so, il ruolo politico, se lei potesse dare una sua idea. Un messaggio di felicità al popolo. Musica volontà, senti, questa ci piace. Questo ragazzo lo voglio intervistare io, ma sai che tu piaci a mamma? A me invece piace la figlia. No, ma non prendo più sto microfono, andiamo. Le fai un saluto. Appena allora, si muove noi, fa danni. Guarda, veramente il nostro sarà pure un... La piazzetta, se succedono pure i conoscimenti, la gente scambia i numeri, il fa un saluto a mamma. Ciao mamma di Tiac, ciao. Come si chiama mamma? Almeno ditecelo. Dopo vediamo, in privato. Va bene, va bene, va bene. Ok. Con voi tornerò più tardi, signori, io mi accingo a ritornare nella nostra piazzetta, sì, dovrei agevolare, però abbiamo un gruppo che doveva sistemare delle cose, qui ancora non si sono sistemate, sì. Adesso piano piano cerchiamo di fare in modo che piano, la cosa... Piano, se no rompiamo la piazzetta. Nel frattempo... Allora... Aspetta, li chiamiamo tra un po'. Nel frattempo, se la regia mi permette, se abbiamo qualche messaggino è il momento anche di dar voce a chi è a casa, non solo a chi è in studio. Sì. Allora, vediamo se c'è qualche messaggino, ricordiamo i numeri, Serena. Allora, per partecipare con noi, con tutte le domande che gradite, al numero 334 39 444 00 attraverso WhatsApp potete inviarci un SMS, un messaggio. Altrimenti, anche se è passato il numero, ma io ce l'ho qui nella scheda, al numero 331 12 45 625. Scriveteci. Intanto anche stanno scrivendo, se vi piace. Ti hanno fatto i complimenti. Oh. E adesso posso qua... ringraziare la no. Che c'è? Diciamo niente. Che c'è? No, tutto a posto, tutto a posto. Ma sta come mi comanda. No, non ti voglio comandare, no. Non ti voglio comandare. No. Ce lasciamo, dai. Che sì. No. Sono stufa. Chiederemo il divorzio. Va bene, tranquilla, abbiamo comunque dei messaggi. Ciao Vanessa, grande Vera, ho letto qualche complimento su di te che dici che ti tratto male, invece non ti tratto male. E invia ancora, vabbè, continuate a inviare, mi è scappato qualche messaggio perché ci siamo dilungati a parlare. Serena, oh grazie. Hai visto, Serena, ma sei dolcissima e bellissima. Dolcissima, perché qua ci sono tanti cuoricini, guarda. I cuoricini sono per Serena. Va bene, Serena, allora, dobbiamo chiamare i nuovi protagonisti della serata. Sì.
Loro sono tutti musicisti e amanti del rock che conosciamo tutti. Con noi la tribù band di Creedence Clearwater Revival. Loro sono i Run Through the Jungle. Eccoli qui, prego. Ragazzi. Salve. Wow. Che look. Sembra di stare con i pirati. Ragazzi, no, scusatemi, non so se avete bisogno di qualcosa di tecnico, perché portate gli strumenti, avete tutto a mano, no? Tutto a posto. Sono così emozionata. Va bene, noi parleremo tra poco. Tutti conoscono il loro rock. Serena, tu sei giovanissima. A fare cosa? No, a cantare magari, il mio genere. A ballare sì, loro una ballerina la cercano. Comunque tutti a casa conoscono il loro rock. Questo è il rock dei Creedence Clearwater Revival. Vi appassionerete di tutte le canzoni che sentirete, perché le conosciamo tutti. Aprono la serata i Run Through the Jungle con Mystic Highway. Okay. Complimenti per l'inglese. Feel.
l'aspettava. Bravi, bravi. Loro sono. E si chiamano Run Through the Jungle, corrono per la giungla, poi ci spiegherete perché. Angelo D'Amata, Pio Longo, Carlo Fantini, Tony Centofante, Vittorio Cicero. Che vuoi, Serena? Ah, è Serena, se ne è approfittata subito, perché lei cerca ingaggi, ragazzi. Cerca ingaggi. Pure noi siamo attrezzate, ragazzi. Non si vive d'amore, non si vive d'amore, parliamo di qua perché altrimenti non ci sentiamo. Siamo anche noi attrezzate, ragazzi. A noi servono veramente ragazze che ballano per la band. Quando lavoro ho trovato io. Sì, Serena, guarda. Anche perché la musica country, ecco, avete potuto vedere che coinvolge un po' tutti e nel locale, quando noi ci esibiamo, si crea questa atmosfera. A casa avranno sicuramente capito qual è il vostro gruppo di riferimento, che sono i Creedence, Clearwater Revival. Fate solo musica loro? Sì, siamo una tribute band dei Creedence, che è un gruppo storico statunitense che negli anni 70, fine anni 60, inizio 70, diciamo, hanno gettato le basi per quelle che poi sarebbero state tutte le canzoni che sono venute dopo, dal rock al blues e quant'altro. E l'idea di chi è stata? L'idea è stata di Tonino, il bassista. Vai. Allora, intanto ci tengo molto a farli presentare tutti, perché come fai a non inquadrare questo? Guarda, fatti vedere. Aspettatevi la domanda storica. Come ti chiami? Tonino Centofante. Ammazza, dicevamo? Dica. Lei. Cioè, no, ma la domanda era che come era nata l'idea del gruppo. È stata, ma per puro caso, io e Vittorio ci siamo incontrati per puro caso e che insieme a loro abbiamo formato questa fantastici band. Fantastici. Ti chiami così, presentiamo tutti loro. Io così. Mi chiamo Pio. Ti occupi della chitarra? Sì, chitarra acustica, seconda voce, cioè, accompagno Angelo nei cori. E insomma, questa band è una storia di amicizia, quattro amici che si incontrano, scoprono un giovincello, il giovane del gruppo, e cominciamo a girare, insomma, così, all'insegna dell'amicizia e della musica. Fantastico. E invece con noi? Io mi chiamo Carlo, sono un outsider, nel senso che sono quello che è più lontano nella zona, però una vecchia frequentazione con Vittorio di musica, facevamo tournée 30 anni fa insieme e ci siamo rimessi insieme per fare questa cosa perché la musica ci nutre. Bellissimo, invece qua abbiamo Vittorio. Bene, ma hanno detto tutto. Hanno detto tutto. Quindi non lo so che dire. Niente, mi trovo bene con questi amici, ci divertiamo, facciamo questa musica così. Ecco perché ci siamo divertiti. Che fate comunque, veramente... siete insieme già da un bel po' di tempo, fate serate comunque da... Sì, molte serate, sì. Chiamano, questa musica piace, per cui... Questa musica mette allegria e poi comunque la conosciamo tutti. Il loro rock country, giusto? Sì. Ritornano tra pochissimo, no? Giusto? Adesso però cambiamo... pagina, perché abbiamo dalla musica leggera di Tito alla musica country rock. Fantastici. Che ritornerà più tardi fino... Sì, le aste ve le portate così non ci date problemi e Serena non si offende. Gentilissimo, prego. E adesso torniamo ai ritmi latini, quelli che si ballano a casa, quelli che potete ballare qui con noi, quelli che il pubblico può alzarsi e ballare in coppia da soli, perché noi siamo tolleranti, si fa per dire. Lui è padrone di casa con noi, Alex Maris, in piazzetta, prego. Wow. Buonasera, salve, Alex. Posso salutarti? Certo, ti ringrazio. Serena. Accompagnato ovviamente dalla sua crew, dai campioni del mondo, i ballerini della Cassino Dance, Tescione Ludovica e Carmine Fusco, e dal caro Alberto, che ogni sera in ogni esibizione della nostra performance ricorrente del nostro Alex porta uno strumento diverso. Ci aspettavamo il timpano questa sera, invece sei venuto con la chitarra. Io ho scoperto un'altra cosa, che c'è un altro strumento, non lo dobbiamo dire adesso, sarà nelle prossime puntate, sono top secret le notizie qua, però c'è un altro strumento veramente interessante. Lo presenteremo il 15 marzo. Già anticipa. 15 marzo, anche perché presenteremo Tu Io, il nuovo il singolo che stiamo aspettando, ci sono state anche le riprese del video. Ma adesso ci vediamo lo storico pezzo che oramai tutti a casa cantano, è un brivido l'amore. Vai, visto che amore. Come siamo preparati. Alex Baris. Thank you.
sto cercando. Se ripenso alle tue mani, sento ancora il tuo respiro. Sono entrato nei tuoi occhi ed ho capito che ti amo. Eravamo in te a sognare tra le stelle incandescenti, persi tra la timidezza ed il rumore dei silenzi. Incantato dai tuoi occhi, due smeraldi nel mare, noi da soli sulla spiaggia, soli con il nostro amore. E le paure del momento, tra milioni di parole e una valigia da riempire, ti abbracciamo così forte e rischiamo di impazzire. Tutto è nato all'improvviso, eravamo noi a sognare, perché tutto era perfetto e ci sembrava di volare. L'amore, bravo. Fantastici, loro sono chi non lo conosce. I campioni del mondo, facciamo dire i nomi a loro stessi. Così anche voi vi contatteranno, ragazzi. Scusa, l'ultimo manca. Alberto, l'ho detto io prima. Alberto, però io voglio sapere un po' di più di questi due. Ma siete amici o fratelli? È già fidanzati, scommetto. Che cosa? Amici. Ma vicini di casa o di scuola? No, niente. Siete bravissime. Grazie. Ecco. Con Alex Baris, i campioni del mondo, i ballerini, Alberto e tanta buonissima musica, torniamo tra pochissimo. Mi raccomando, li rivedrete tutti e quello che accade in questo programma non lo vedrete da nessun'altra parte. Cosa c'è? La pubblicità! Non cambiate canale! Serramenti di Caucci Giovanni è la scelta ideale per infissi legno alluminio. Bye.
muchacho mexicano que cada vez que lo encuentras, él te da siempre su mano. Ese hombre es como un tren, canta, goza y baila bien, te invita a guarachar, todo el mundo a pachanguear. Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a rumbear, repítelo, Velardi. Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a rumbear con este coro que traigo yo. Las palabras que siento llevan mi sentimiento. Sono vostri fans, però comunque non è che lo fanno per tutti, eh. Giovani, belli, bravi. E si sono cambiati in due minuti, peraltro, sì, perché nella pausa pubblicitaria fanno le cose come i grandi artisti. Ma come? Cioè, loro ci hanno fatto più applausi di me, cioè, non è giusto. È perché però siamo vecchi noi, Serena. Loro sono più giovani, ci investono di più sul loro futuro. Va bene, ragazzi, tanto rimanete con noi, abbiamo ancora il gran finale, abbiamo ancora un altro pezzo che ballerete con Alex. I campioni del mondo! Dove avete preso il titolo quest'anno? Facciamolo dire da loro, perché io l'ho già detto tante volte. A Lione. Questo oggi è l'altra volta a Lione e l'altra volta ancora a San Pietroburgo. Tescione, bravo, Ludovica, bravo. Carmine Fusco. Grazie, raggiungete i vostri amici. Mando via di là. E tu, quando hai preso il titolo là? C'ho un diploma, hai capito? Sì. E qualche master. Comunque... Tu che hai? Curriculum? Certo. Mi raccomando, sì, perché tra poco ti darò una grande occasione, quindi non te la bruciare, ma adesso ritorna la grande e bella musica, questa sera solo bella musica, stasera tocca a me un programma ideato e pensato dalla televisione proprio per mettere in prima serata la musica che piace a tanti. Torna con noi Tito! Eccolo! Ben trovato! Questa giovane voce fenomenale che prevalentemente si fa conoscere come cover dei Demodà, no? Così sembra. Furbo lui, ci ha spiegato che è furbo. Adesso ci propone un altro pezzo che a casa di sicuro piacerà a tutti. E il pezzo che ci proponi... Ah no, adesso però tu ti fai conoscere come la cover band dei Demodà. Però abbiamo detto prima che non fai solo questo. No, tu interpreti anche una multicover. Questa sera faremo Uomini Soli dei Pooh. Dei Pooh, bello. Se vi piace, vi piace. Certo. Se non piace la cambiamo. No, vabbè, non siamo così esigenti, non è il jukebox. Uomini Soli, Tito, e rimani qui perché poi c'è una sorpresa, una sorpresona per te. Una grande sorpresa per te. Sì. Io mi prendo serena. Non è una ragazza, quindi è inutile che... Si parla di Uomini Soli. Incontri dove la gente viaggia e va a telefonare, col dopo barba che sa di pioggia e la 24 ore, perduti nel Corriere della Sera, nel va e vieni di una cameriera. Ma perché ogni giorno viene sera, avvolto un uomo e da solo, perché in testa strani tagli, perché ha paura del sesso o per la smania di successo, e scrivere il romanzo che ha di dentro, perché la vita lo ha già messo al muro. Perché un mondo falso è un uomo vero, Dio delle città e dell'immensità. Se è vero che ci sei, hai viaggiato più di noi.
senza violentarci più, con nevrosi e gelosie, perché questa vita stende e chi è steso dorme o muore, oppure fa l'amore. Ci sono uomini soli per la sete di avventura, perché hanno studiato da prete o per vent'anni di galera, per madri che non li hanno mai spezzati, per donne che li hanno ritrovati e persi, o solo perché sono dei diversi, Dio delle città e dell'immensità. Se è vero che ci sei, è viaggiato più di noi, vediamo se si può imparare queste donne e cambiare un po' per loro e cambiare. Dio delle città e dell'immensità, se è vero che ci sei, è viaggiato più di noi, ma qua giù non siamo in cielo, e se un uomo perde il filo, è soltanto un uomo solo. Grandissimo interprete Tito, un grandissimo interprete. L'abbiamo visto con i Modà, perché comunque il suo cavallo di battaglia, la sua cover band, la voce della cover band è Modà, però lui, come avete visto, è poliedrico, quindi sa fare un sacco di cose. Gli ho promesso delle sorprese, quindi se ti vieni a sedere di nuovo nel nostro barretto, sì, prego. Che ne pensi? Scambiamo i posti, lui viene qua vicino a me. Prego, vai vicino a Serena. Lei sembra che non comanda, ma comanda tutto. Le donne comandano sempre. Lo so. Beh, dobbiamo dire che in una televisione... Devono comandare, questo è vero. Sì, in una televisione nella quale oggi si vedono solamente persone in spiaggia, nude con la cellulite, artisti che cercano, cioè tutto questo reality, noi abbiamo una trasmissione di numeri uno, come Tito. Posso dire il tuo cognome adesso, almeno ti trovo. Come no? Tito Alfano, ma preferisce farsi conoscere come Tito. Sì, Serena? Ma perché tutti quelli con la Anno, Albano, Alfano, fanno successo? Cioè, tipo Serena... Andiamo d'Albano, cioè. Serena, le devo aggiungere... No, le devo aggiungere qualcosa di Anno. Tiacano. Piano piano lo aggiungi, tranquillo. Anno chi? Vai. Allora, c'è una sorpresa per te, perché a casa vogliamo svelare il segreto del successo e cosa c'è dietro lo showbiz, lo spettacolo. Un casino c'è dietro, guarda, non lo dire. Non lo dire, ma non troppo, perché non è che viviamo d'altro, quindi... Ma io, la prima sorpresa che ho per te, forse non te l'aspetti, pensa che faccio intervenire qui al nostro barretto il tuo manager, Colangelo Settimio, ho detto bene? Ho detto benissimo. Settimio, ci Settimio, sei? Dove sei? Eccolo qui. Ciao, ciao, prego. Buonasera, Settimio. Vedi, buonasera. Che eleganza, conosci, ragazzi. Guarda, metti di qua, ti faccio stare vicino al tuo artista. Lo chiamo anche Schiettino, perché fa più danni di Schiettino. Allora, perché, perché l'abbiamo voluto ospitare? Perché è così giovane, eppure sono quanti anni che ti occupi di spettacolo? Diciamo che inizio all'età di 14 anni, 15 anni, perché per una passione. Creo una radio web dedicata ai New Trolls, li ricordi? Sì. New Trolls. E grazie a loro, diciamo, riesco a vedere la figura dell'impresario, no? Non quella dell'agente, dell'impresario. E che è cambiata tanto. Che tempo, è cambiata tanto nel tempo, sì, sì. Cioè, prima il vecchio impresario era quello che andava con la borsa, manifesto, andava alle come piazze. Il rappresentante. Come rappresentante. Oggi invece è tutto cambiato, perché con la tecnologia di oggi il comitato, l'ente o comune va sul sito internet. Settimio Colangelo si occupa di artisti noti, peraltro. Sì, 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 sì. Gestisco parecchi nomi come Pamela Prati, Maurizio Mattioli, l'attore comico romano.
Abruzzo, Marche, Molise, diciamo, abbiamo un bel cast artistico, la nostra società, abbiamo organizzato concerti per Renzo Arbore, Alex Britti, Irene Grandi, Max Gazzè, parecchi, quindi ne sono ho tanti. Sono Fabio... gli artisti o attualmente sono diventati più umili, perché ci sono tante leggende sugli artisti? Ma diciamo che ognuno di noi ha dei difetti, quindi gli artisti diciamo che va sempre coccolato e va sempre, come si dice... messo sempre in prima posizione, capito? Vuole essere sempre la prima donna. Quindi... Settimio, proprio perché ti occupi di artisti noti, molto noti, noi abbiamo provveduto a fare, perché oramai in televisione le sorprese funzionano, no? Tra poco verrà anche la mamma della Serena, però finché sì, aspettando la signora Tia che l'aspetto, che non dorme, sta ancora... Io, Settimio, guarda, c'è una persona al telefono che ti vuole salutare, ma ascoltate bene a casa perché lo conoscete tutti. Se la regia mi passa questa telefonata dovremmo... Pronto? Pronto. Con chi ho il piacere di parlare? Come boh? Abbiamo un grande attore con noi, si tratta di Maurizio Mattioli, giusto? Penso che sì. Eccolo qua. Settimio, ma a me non mi coccoli mai, al bugiardo. Cosa? Non ho capito, Maurizio. A me non mi soccoli mai, bugiardo. Non è vero. Maurizio, intanto grazie per la tua generosità. Grazie a voi, è un piacere. Sei sempre la persona splendida che ci racconta, no? E per giunta, ma so che vuoi tanto bene a questo ragazzo, no? Molto bene, un ragazzo meritevole, giovanissimo. Poi, con dei margini, come tutti i giovani della sua età, con dei margini, degli hobby, degli scontati, margini di miglioramento. È molto maturo per la sua età, fa un lavoro difficile, non è facile il suo lavoro. E io, già lo fa bene da qualche anno, l'ho conosciuto ormai da 2-3 anni, 4 forse. Penso pure 5. Ho visto sempre un ragazzo molto più grande della sua età, e di affidamento è preciso. Ed è soprattutto onesto, che non mi sembra una dote da... Una bella presentazione. L'ho detta per ultima in ordine di tempo. Ma non certo in ordine di importanza, ecco. Allora, mi aspetto anche la benedizione adesso da Maurizio Mattioli, perché sei stato... Prego, Serena. Maurizio, ciao Maurizio. Pronto? Pronto, sono Serena. Io ti conosco, ma non so se non mi conosci, va bene. Non ti ricordi? Noi ci siamo visti in un'altra trasmissione. Ma sì, ho capito. Noi ti vogliamo qui, Maurizio, nella piazzetta, sapendo comunque che... Si allarga sempre, vabbè, però fa lui bene. È della zona, e tu immagina mettiamo quanto fa piacere alla gente. Ma parlatevi con Cettino, troviamo un momento. Va bene. Un onore. Maurizio, scusami, ma tu eri impegnato con le prove, perché so che sì, sta lavorando. Facendo le prove, no? Sì. Sto facendo le prove di un musical. E ci dici tratto, dove ti veniamo a vedere? Tratto da quel film straordinario che era Peppe da Cavallo, no? Sì. Proietti Montesano. Sì, sì. Proietti Montesano. Stiamo provando, è piuttosto duretto perché siamo in tanti, scene che sono canti, balli, musiche. E diamo un appuntamento. Sì. Una bella cosa. Diamo un appuntamento, abbiamo già qualche data? Come? Abbiamo già una data? Di debutto? Sì. Sì, il 15 marzo. Allora, il 15 marzo, Sistina, andiamo a vedere Maurizio Mattioli, perché lui vede noi, non va bene? Ci saremo, ti assicuro. Okay. Grazie. Grazie. Mi raccomando a voi. Grazie. Mettetevi d'accordo con Settimio, quando possiamo facciamo un salto molto volentieri. Va bene, va bene. Grazie. Ciao. Grazie. Lasciamo le trattative al backstage, perché non mi sembra il caso. Beh, Settimio, questa è la manifestazione che... No, perché noi ospitiamo i giovani, sai, quello che fa i video su YouTube, che vuole diventare cantante, che vuole diventare ballerino, ma è raro trovare il giovane che dice io faccio l'impresario di spettacolo. Possiamo dire pure giovane è bello, no? Carino. Ecco fatto. ecco fatto. Ma tu li fai a tutti i complimenti, quindi no, non penso che accettarli. No, non a tutti, è vero. Stavi provando con Tito. Stavi provando. No, Tito è fidanzato, dai. Settimio, lei cerca una particina, no, un cameo... Una cosetta, ma non è la gente che purtroppo sceglie, è la produzione, capito? Quindi allora io la potrei proporre, però come no? Veramente? Sì, sì, sì. Quanti la... chi racconta i fatti propri in piazza come noi non lo fa nessuno. Pettigolezzi, intanto pettigoliamo pure noi, certo. Poi tra giovani è bellissimo anche
scambiare. Spettacolare. Spettacolare. Non da adesso hai ancora una bella manciata di puntate da passare con me, quindi sì. Ma io prima farei la cosa che fanno tutti, un selfie in diretta. In selfie in diretta? Perché proprio, abbiamo il cellulare. Questa cosa è fatta oggi con il nostro programma. Ce l'hai tu il telefono? Vogliamo. Vabbè. Pure da voi, da casa, vi prendiamo col telefono. Ah, ecco qua, mettetevi tutti quanti bici. Ci vorrebbe una musica di sottofondo. Bici? Vabbè, mo non mi stressare troppo la regia. E come ci mettiamo? Qua i tempi sono corti, sono il selfie televisivo deve durare 10 secondi. Ci guarda dietro con le telecamere, salve. Ci sono anch'io. Ecco, mettete il filtro, mi raccomando. Pubblica. Settimio Colangelo, beh, ti rivolgiamo nella nostra trasmissione dei grandissimi e mi raccomando, bocca al lupo, prego, ok? A te. È stato un piacere, grazie. E mi raccomando a Tito, faccelo crescere. Perché noi siamo molto interessati. Grazie Tito, alla prossima. Ciao. Grazie ragazzi, grazie. Ci sarà Serena, ci sarà Serena. Qualche altro segreto artista nel nostro pubblico? Che ne dici? Io vorrei sapere se c'è qualcuno di voi che canta, balla e recita. Ma io intanto voglio assicurarmi del futuro di mia madre. Oh, ragazzi, perché ancora con tua madre, la signora è protagonista oggi. Della puntata. Lupin, ci hai pensato? Beh, noi abbiamo volti ricorrenti nel nostro Lupin, pubblico. Lupin, ci hai pensato? A cosa? A sposare? Ci ha pensato? Beh, signora, la aspettiamo qui in piazza, la vogliamo conoscere. La guarda, il tuo futuro dipende da tutto da lei. Se tu ti raccomandazione, cioè, vediamo un ma po'. Ma non è che invece lava i piatti. No, niente piatti. Lava i piatti al tuo ristorante. Certo, tu hai capito tutto. Certo, cioè, là lavori. Sì, devo sempre lavorare io. Allora, io mi approfitto perché vedo un signore là a ridere. Prego. Andiamo. Il signore che non cominciate a scappare. Io voglio sapere, Serena, se c'è qualche artista qui, è nascosto. Ci abbiamo qualche artista? Perché vediamo, la piazza chiama l'arte, vediamo. L'intrattenimento. Allora, lui già ci ha parlato. Sei un artista? No, mi diverto a cantare con gli amici. Allora, una canzone. Una strofa. Vai. Il tuo battaglio di... Il mio cavallo di battaglia. Il tuo battaglio di cavallo, vai. Franco Califano, conosci Franco Califano? No, ci devi canzare, ci devi cantare. Ho una chitarra per amica e con voce malandata canto e suono la mia libertà. Se sono triste canto piano, se sono in forma suono forte. Bravo! Le giovani, qua, le giovani, siete artiste, ragazze? No. Siete artiste? No, niente. No, tutte ballerine, voi siete tutte ballerine, vabbè. Ma io voglio sapere anche i bambini cosa pensano della piazzetta. Ma voi andate in piazzetta all'estate? Sì. Cosa fate nelle piazzette? Casino? Sì, casino, insomma. Tanto casino? Sì. Ma vi manca d'inverno? Che cosa fate? Io dico, sempre, da quando sono venuta in Italia, ma i bambini, d'inverno, cosa fanno? Ballano. Cosa fate? Balliamo. Nella scuola? Sì. Bello. Vabbè. Vediamo col signore cosa fa. Facciamo, dai, rubiamo, abbiamo... Al volo, sono corti. Ok, torneremo dopo. Allora, vieni Serena, perché... Sono molto interessata a cosa fa pure lui d'inverno a casa. Lei è la social del programma, più che la co-presentatrice. Non mi dire con la coperta poi sta. Che c'entra la coperta? Il calduccio. Ah, vabbè, la gente a casa. Io cosa faccio a casa? No, chi te l'ha chiesto? Okay. Che mi vuoi dire? Di sicuro, guardi, stasera tocca a me le repliche, giusto? Ma cioè, veramente, ragazzi, e probabilmente segui anche tu, nei vari siti, la band che fa il tributo ai Creedence Clearwater Revival. Loro si chiamano i Run Through the Jungle, sono famosi e li riospitiamo qui con noi perché hanno un altro pezzo per noi. Rientrano in studio Angelo, Pio, Carlo, Tony e Vittorio. Fantastici. I ragazzi adesso li abbiamo già presentati, ci abbiamo già parlato, ci portano però Have you ever seen the rain? Hai mai visto la pioggia, giusto? Molte volte, molto, noi la vediamo. Molto. Run Through the Jungle. Andiamo? Ciao.
Mi aspettavo l'unplugged, quindi stavo fermo, ho detto questi ripartono comunque. Aspetta che avete bisogno del microfono, se no eccolo, non... Sì. Per il vostro aiuto. Che succede, Angelo? Niente, questo era un cavallo di battaglia proprio storico. Lo conosciamo. Perché tu mi dicevi qualche canzone questo è il rock di tutti. Sì, diciamo musica popolare statunitense, ecco. Va bene, voi al singolo vostro, al vostro inedito non ci pensate? Fammi sentire, ci parli tu. Diciamo, Vittorio, che è c'ha proprio la faccia dell'artista maledetto, no? Del poeta maledetto, vero? È proprio così. Non ci pensi a una carriera con un tuo inedito? Questa è una... Sì, si potrebbe pure. E di cosa parlerebbe? Ma con questi qua? No, anche da solo. Ma se fosse, di cosa parlerebbe questa canzone? Se la dovessi scrivere tu? Sarebbe leggera, insomma, Questo non si può dire. Sarebbe hot? Un po', dai, Non ti siamo un po', Vittorio, ma tipo in questa band, non mi vedi magari in qualche posto? Ce la vede una seratina che potete fare a Serena, insomma? Come no, nel tabacchino. Anche la tournée. Lui ha un tabacchino. Anche la tournée, vedi, il signore fa la tournée. Serena, vedrai che ti sistemeremo, perché qui Magna Pera ha creato il collocamento per Serena, troveremo un modo. Questi giovani di oggi devono sbarcare il lunario. Un'altra domanda, ma loro come si vestono a carnevale? Ce lo puoi chiedere tu? Da pirati? No, non penso, perché tu li hai visti così coloriti. E quindi carnevale come vi vestite? Beh, dato anche il tema e l'epoca del gruppo dei Creedence Clearwater Revival. Lui è quello più serio, sì, però. Io quest'anno ho approfittato vestendomi da Filo dei Fiori, perché ricordiamo che i Creedence aprirono il concerto di Woodstock e quindi di tutto il movimento hippie, quindi quest'anno a tema ho approfittato. Sì. Che le vede una famiglia, veramente. Allora ragazzi, vi raggiungo, no? Siete social anche voi, avete la vostra pagina, no? Sì, Angelo, tutto qua, dici sicuramente tu. Prendi il microfono per favore, così. Sì. Vabbè, ognuno di noi, diciamo, è un punto di riferimento per quanto riguarda le proposte del nostro gruppo. Ci sono vari video che girano su YouTube, basta cercare Run to the Jungle i nomi, insomma, o Angelo D'Amata, Pio Longo, Associati, Vittorio Cicero, quindi i link portano se poi alle cose. Se non riescono, magari vanno alla mia pagina, così sì, ti rubo sì, magari. Sì. Scherzo, non ho nessuna pagina. Perdonatela, ragazzi. La pagina Facebook, sì, c'è anche la pagina Facebook, vero Vittorio? Come no? Sì. Ringraziamo i Run Through the Jungle, sperando di rivederli qua con il loro popolare rock country, no? Abbiamo fatto, no? Ci siamo. C'è un'altra canzone? Sì, sì. C'è un'altra canzone? Sbaglio io, ragazzi? Regia, mi sono perso. Sì, abbiamo un'altra Bucciato. Canzone. Io l'ho detto da sempre. Ma come arriva l'orario di cena? Andiamo. Sì, cosa ci fate sentire adesso? Un altro pezzo storico. Ce l'ho. Proud Mary. Rimangono con noi ancora, evviva! E mi lasci? Aspettami! Una figa. Yeah.
come ci sta bene la nostra TIAC con voi, ragazzi. E questo è originale, l'ho rubato da dietro le quinte, quindi non manco nemmeno ve lo restituisce. Adesso non fatemi fare la gaffa, abbiamo fatto con voi, no? Quindi se li volete di nuovo nella nostra trasmissione, tempestateci di WhatsApp e messaggini nei numeri che vedete in sovraimpressione, chiedete di loro, fatevi notare e vedrete che saranno artisti ricorrenti. Il numero, Saverio, 3311245625. Anche io invio un messaggio, perché come fate a non inviare un messaggio per questa fantastica band? La graffiante voce di questi ragazzi, chi cantava? Angelo e Pio. E Pio, ok, in seconda voce. Beh, graffianti, originali, belli, mai sentiti così? Un po' gypsy? No, vi sentite più gypsy o pirati? Un po' più indiani, diciamo. Ah, va bene. Ma il genere, io guardo. Viva Trump, no? L'importante era essere selvaggi. Il genere? L'importante era essere selvaggi, poi. Mi piace l'uomo selvaggio, Serena? Medio, medio. Cioè, è una cosa media. Non proprio. Ma senti, ma tu parli sempre di mamma, no? Ma papà non è geloso di queste cose che dici, di questi riferimenti? Papà non capire italiano. Ah, ok. Te la cambi così. I Run Through the Jungle. Grazie, ragazzi. Grazie. Datevi l'asta, mi raccomando. E rimanete con noi, perché poi chiudiamo tutti quanti insieme. Non se l'hai rubato. Sì. Eccoci. Ritorna Alex Baris. Con noi. Con noi Alex Baris. Eccoci, siamo pronti. Oramai con la sua crew fissa, i campioni della Cassino Dance, Alberto, il suo musicista con ballerino. E Alex Baris ripropone di nuovo, ce li fa imparare a memoria, il nuovo primo singolo. Come si fa, no? Come si fa? Vai. Io lo canto pure di giorni. Come si fa? Come si fa? È questa? È questa. Okay. Shazam, andiamo. Alex Baris. Prego. Yeah.
politico Alex Baris, la sua oramai cricca, diciamo così, no? Tu sei microfonato? Sì, io ho il microfono. E qua? Va bene, adesso però la parte finale del nostro programma vede la partecipazione di tutti. Perché ho fatto zapping in questi giorni nella mia stanza di hotel dove prendevo un sacco di TV per essere aggiornato, e ho visto che in altre emittenti, comunque specialmente quelle regionali di un certo calibro, c'è tanta gente che balla. Quindi mi piacerebbe che tutti veniste qua, perché noi chiudiamo in bellezza con Alex Baris. Magari volessero ritornare. Prego ragazzi, venite. Magari volessero ritornare i Run Through the Jungle, li riospito in studio. Insomma, spagliamo gli studi. Sì. Facciamo intanto far ricordare ai nostri telespettatori che la prossima puntata... Che succede? Non si può dire. No, ma io lo voglio dire. Lo sai, prego. Sì. Saranno tanti fiori qua, qualcosa... Fiori le chiamiamo. Fiori? Fiori. Tanti, lo diciamo, dai. Ma mi dai il via, per favore? Ti do il via. Tante donne, tante donne. È già arrivata? Io, sì. È già arrivata, brava. Io sono gelosa perché poi, come faccio? Cioè, ma tanti, ma ragazzi, non potete capire quanti sono. Preparatevi a tutto, perché quello che accade in questo programma non lo vedrete da nessuna parte. E adesso, Saverio, ecco, allora, prego, venite, così chiudiamo tutti in bellezza. Anche lei, signora, prego, venga, anche lei. Anche voi lì dietro, grazie. Allora, dov'è la telecamera? Io volevo anche ringraziare di cuore. Dov'è la telecamera? È quella là. È questa, ok. Voglio ringraziare di cuore tutti coloro che mi seguono da casa e tutti coloro che mi stanno conoscendo in questo periodo, anche grazie ai due presentatori, ragazzi. Quindi Saverio e Serena. E poi vi aspetto l'8 marzo per un altro evento al ristorante Rubino. Cassino Sant'Angelo in Teodice, quindi un altro evento che farò l'8 marzo. E siamo pronti? Abbiamo ascoltato il rock country, abbiamo ascoltato vari generi, la musica leggera dei Modai, dei Pooh, abbiamo ascoltato il latino, finiamo, ci manca solo un po' di revival 70-80, quindi ce l'abbiamo. Sì. Tutti insieme, signori, forza, vieni, si baila! Occasione. Stasera tocca a me, torna tutti mercoledì alle 21:10, Teleuniverso. Sarà un'avventura, questo amore fatto solo di poesia. Tu sei mia, fino a quando gli occhi miei avranno luce per guardare gli occhi tuoi. Sarà mi butto, stasera mi butto.
piano piano, stringimi forte e stammi più vicino, se ci sto bene sarà perché ti amo, che vola vola si sta, sempre più in alto si va, e vola vola con me, il mondo è matto perché se l'amore non c'è, basta una sola canzone per far confusione fuori e dentro di te. Mamma, mamma, mamma.